banchi dopo 5 anni di assenza, dopo aver essere cresciuto all'età dei 22 anni, dei 32 anni, per svolgere il mandato di consigliere comunale, che a mio avviso ha inciso tantissimo sulla mia crescita personale, culturale e soprattutto sociale. E quindi stavolta sperimento per la prima volta il ruolo di consigliere tra i banchi dell'opposizione, un ruolo per me nuovo, per me fondamentale, credo per la collettività di questa maggioranza, che deve sentirsi assolutamente supportata dalla propria maggioranza, ma anche comunque soggetta a un confronto con l'opposizione. Ho apprezzato lo spirito con il quale il sindaco si è approcciato a un dialogo con il consiglio, con l'opposizione soprattutto, e ho apprezzato ovviamente anche il suo augurio di buon lavoro e il ricambio ufficialmente in rappresentanza del gruppo consigliare che era presente. Chiaramente non mi aspettavo di dover intervenire, non, a differenza dei colleghi della maggioranza non avevamo preparato un intervento, anche perché conoscendo la prassi dei consigli comunali non ricordavo che fosse previsto una serie di interventi, o comunque soprattutto non ricordavo che fosse occasione per interventi di natura politica, che facesse un discorso sulla nascita di coalizioni, di liste, fatto. E aprendo che chiaramente all'interno della maggioranza vi è qualche aspettativa disattesa. Questo chiaramente è nelle cose della politica, rientra tra le possibilità che l'esito elettorale può regalarci, e insomma ci riserveremo in altre sedi come dire, la facoltà di fare magari un'analisi politica. Chiaramente però credo che tutto questo spetti soprattutto alla maggioranza che si è presentata come appuntamente consiglieresi attraverso una sigla unica che comprendeva più forze politiche, e chiaramente oggi non tutte sono rappresentate in seno alla Giunta. Credo che questo chiaramente sia qualcosa che non è sfuggito all'attenzione del sindaco, cioè di colui che ha sottoscritto il decreto di nomina, il provvedimento di nomina dei componenti della Giunta Comunale. Comunque devo dire che una novità interessante, a nostro avviso è apprezzabile, è stata quella del coinvolgimento di buona parte del Consiglio Comunale attraverso nomine specifiche per competenza, per professionalità, che potranno consentire a ogni consigliere comunale di dare il proprio contributo in aula e anche nelle attività quotidiane dell'amministrazione. Auspichiamo che presto vengano istituite le commissioni consigliari permanenti, strumento indispensabile, molto utile, capace di garantire il confronto tra maggioranza e opposizione, e soprattutto in grado di permettere al Consiglio Comunale di esprimere al meglio le proposte che provengono dal territorio, dalla gente e dalla società che qua dentro tutti insieme rappresentiamo. Sono certo che sia per chi siede tra i banchi dell'opposizione che per chi siede tra i banchi della maggioranza e non si è visto gratificato in questa fase dalle nomine, ci sarà certamente l'opportunità di nobilitare il mandato che l'elettore ci ha regalato. Io vi saluto tutti quanti, è stato un piacere tornare tra questi banchi, e ci vediamo lunedì e forza Lazio. Grazie a tutti, per me non è un ritorno, ma è la prima volta, quindi è un debutto al Consiglio Comunale. A nome della nostra lista, volevo ringraziarvi, volevo augurare per i prossimi anni. La ringraziamo per le sue parole, per la disponibilità alla collaborazione. Sicuramente saremo disponibili alla collaborazione, ma sicuramente saremo anche pronti a capitale, perché questo è quello che è il mandato dei nostri elettori. Quindi niente, siamo qui pronti a lavorare, tanto, e vedere un po' come sarà l'operato della nuova. Vorrei mettere gli altri quanto di loro.
al sindaco, un breve scurso. La domanda al sindaco è questa. Chiedo al sindaco se gli accordi sulla nomina degli assessori sia stata fatta in base alla legge sugli enti locali o su accordi con una parte dei partiti della coalizione. Farò un breve scurso. Sono soddisfatto del risultato ottenuto e comunque consapevole dell'amore di lavoro che per la nostra comunità è necessaria per arginare le situazioni sociali e economiche che ci stanno investendo. Situazione analizzata e confermata nei vari incontri avuti in eventi precedenti alle elezioni con comitati e associazioni di volontariato, polisportive che sono parte attiva della nostra comunità. Ma la coalizione Uniti per Serramanna nasce da un incontro di forze politiche di centrosinistra, PD, PSI, PEL. Dopo aver avuto degli approcci con altre forze politiche, ma con esiti positivi, ci si è incontrati per più di un anno da qui si è formata la coalizione. E con queste prerogative ci si è presentati al voto. Oggi, viste le nomine della giunta, mi sento in dovere di chiedere scusa a tutti gli elettori, visto che nelle nomine di governo c'è solo una parte di questa coalizione. E ha detto del sindaco, se non ho capito male, che disconosce il lavoro e la partecipazione degli altri corpi. Ma non per questo il mio impegno e le mie motivazioni che mi hanno portato alla candidatura si sono modificate, perché la mia partecipazione è finalizzata al solo bene della comunità in cui viviamo. Di conseguenza auguro a tutti un buon lavoro con la speranza che il bene della comunità serramannese e l'attenzione per chi ne ha più bisogno o è meno fortunata di noi prevalga dei personalismi. Grazie. Bye.